Dalla parte semiaperta di una cella si scorgono qui un soffitto dipinto d'azzurro e il verde tenero di una pianta in vaso. La persona è cordiale e allegra con indosso la divisa marrone dell'istituto. Le condizioni di salute dei residenti sono ottime. La vita monastica è regolare, la luce spenta presto, il cibo semplice operano veri e propri miracoli. La biblioteca, poi, oltre a descrizioni di viaggi e biografie, oltre a storie edificanti delle due confessioni, offre se non le ultime novità, comunque i classici, mentre la direzione proietta dal canto suona una rappresentazione cinematografica. Una volta alla settimana, quest'oggi tocca a noi bambini prodigio. La frequenza alla predica supera notevolmente in percentuale quella al di là del muro. La vita si svolge con un ritmo lento e regolare. Ti tengono e ti mantengono con sobrietà, ti danno la pacella, la buona condotta vale la pena, ti allevia la detenzione. Naturalmente solo se da scontare hai una decina d'anni o meno ancora. In questo caso conviene essere educati. Quando invece non c'è niente da fare, come nel caso dei condannati a vita, si concedono agevolazioni senza l'obbligo di correzione. Dopotutto, costoro rappresentano l'orgoglio della casa, come ad esempio Drossel e Zarclitch, i quali, quando imperversavano, erano il terrore della cittadinanza, e ora sono trattati dai carcerieri con rispettosa considerazione. Sono i prigionieri più importanti, si sentono anche tali. Bisogna altresì dire che nei criminali più comuni talvolta subentra l'invidia e qualcuno si propone, se Dio vuole, di andare più a fondo la prossima volta. Anche la medaglia che il nostro penitenziario merita al suo rovescio. Ma in complesso ognuno gli diventa virtuoso. Pezzi grossi caduti in basso, che hanno perso carica in piedi e ricominciano a sperare. Degli assassini si dedicano all'antroposofia. Chi fornicava e praticava l'incesto adesso coltiva aspirazioni spirituali. Si incollano sacchetti, si intrecciano cesti, si regalano libri. Si rilegano libri, scusate, si stampano brossure, nella sartoria si fanno confezionare abiti su misura. Persino i consiglieri del governo. Inoltre si diffonde per l'edificio un caldo profumo di pane, la panetteria è famosa, i suoi panini con salsicce mirabili, le salsicce sono fornite dall'esterno. Le salsicce, scusate.